direttore dell'area capitale umano, cultura e programmazione comunitaria della Regione Veneto. Abbiamo organizzato questo momento di riflessione nell'ambito, diciamo, della cultura, della formazione per la cultura, con una serie di interventi di relatori che ringrazio, che sono partner di una serie di progetti su uno degli ultimi interventi regionali in materia di cultura, che si chiama Laboratorio Veneto. E voglio brevemente ricordare, per togliere poco spazio poi agli interventi, quello che abbiamo fatto in questo periodo, insomma, di emergenza. La Giunta regionale è intervenuta nell'ambito culturale con circa 10 milioni di euro, oltre all'attività di cui parleremo oggi, che tra l'altro prevede un coinvolgimento molto ampio a livello territoriale con circa 100, 200, scusate, aziende e operatori in ambito culturale, con un investimento di 3 milioni di euro. Abbiamo poi sostenuto con un bonus aggiuntivo a quello nazionale i lavoratori autonomi della cultura e anche gli intermittenti. E poi abbiamo fatto una misura che contribuisce al pagamento dei salari e anche degli oneri previdenziali per le aziende che facciano rientrare i lavoratori a lavorare ed escono dagli ammortizzatori. Quindi lo Stato, invece di pagare un ammortizzatore per non lavorare, tramite risorse del Fondo Sociale Europeo, quindi comunitarie, si contribuisce a pagare gli stipendi a lavoratori che tornano a lavorare. Questo è un intervento molto ampio, anche a livello finanziario di 35 milioni di euro. L'ambito culturale, fino a questo momento, ha avuto accesso per circa 1,4 milioni, per sostanzialmente un numero di 350 lavoratori circa. E quindi questo va ricordato. Voglio poi anche ricordare un intervento fatto con una modifica alla legge regionale, che è la 17, che ha previsto sostanzialmente che gli interventi fatti con risorse regionali in ambito culturale, i vari contributi per manifestazioni, eccetera, fosse possibile erogarli anche qualora la manifestazione non fosse stata effettuata per ovviamente motivi imputabili al Covid. Quindi sostanzialmente una sorta di ristoro, visto che adesso si utilizza tanto questa parola. E nei vari interventi, fra l'altro, parleremo anche di cinema, quindi insomma qui voglio anche ricordare interventi fatti a valere sull'altro fondo, sul FESR. Questa programmazione ha messo moltissime risorse a sostegno dell'attività di produzione cinematografica, anche in un'ottica, diciamo, non solo culturale e cinematografica, ma anche in un'ottica di promozione del territorio. Infine ricordo che proprio nel 2020 abbiamo, insomma, aperto un nuovo portale della cultura, Cultura Veneto, un portale che non c'era, nel senso che prima avevamo 10, 12 siti portali, adesso c'è un unico strumento. L'abbiamo inaugurato anche recentemente, proprio in occasione della Mostra del Cinema, a settembre, il portale che vi invito, scusate, l'app che vi invito a consultare, anche a mandarci suggerimenti, eccetera, perché chiaramente strumenti nuovi hanno sempre bisogno poi di essere costantemente aggiornati e migliorati. Chiudo con un'ultima annotazione che è abbastanza importante, con due notizie abbastanza, insomma, direi positive, che abbiamo bisogno in questo momento. Da un lato si avvicina la prossima programmazione comunitaria 21-27, che sostanzialmente ha avuto un anno di stand-by, adesso in realtà ha ripreso. Ci sono due cose molto importanti da sottolineare. La prima, che ormai pare abbastanza certo, che le risorse saranno in aumento, quindi programmi operativi regionali anche delle regioni del nord Italia, quindi quelle cosiddette la competitività, saranno in aumento. Questo credo che sia una bella notizia, perché ne abbiamo bisogno. E la seconda cosa, anche questa è una notizia molto importante, a mio parere, nella proposta ultima del regolamento del FESR 21-27 è stato inserito proprio recentemente una nuova priorità che riguarda proprio il rafforzamento del ruolo della cultura e del turismo nello sviluppo economico, l'inclusione sociale e l'innovazione sociale. Questo credo che sia importante, perché poi avere una priorità espressamente indicata all'interno del regolamento vuol dire ovviamente avere la possibilità poi di dedicare delle risorse apposite. Questo un po' a livello di quadro. E adesso cederei, insomma, il coordinamento di questo webinar ad Arianna Silvestrini, che ha curato, insomma, questo incontro, e che ha poi, insomma, seguito anche il bando, la direttiva Laboratorio Veneto, con una serie di
interventi molto interessanti che daranno un po', anche se velocemente, l'idea dell'ampiezza di questo intervento che ha veramente coinvolto moltissimi operatori dai settori, diciamo, anche più diversi, no? Dall'editoria alle mostre, al cinema, insomma, quindi veramente uno spaccato molto importante di quella che poi è una ricchezza grandissima che abbiamo in Veneto, che va assolutamente valorizzata e rafforzata, quello che insomma abbiamo cercato di fare e sicuramente faremo, spero, insomma, ancora di più anche con i prossimi fondi della programmazione 21-27. Quindi grazie e grazie anche ai relatori, insomma, che hanno accolto il nostro invito. Non porto via spazio ai relatori e passo la parola a Filippo Tognazzo di Zelda Teatro e Martina Gramola di Farmacia Zoè, che sono aziende partner del progetto Prodi della Fondazione Ca' Foscari. Grazie Arianna, io sono Filippo Tognazzo di Zelda SRL, sono anche presidente di RES, Rete dello Spettacolo dal Vivo, che è nata nel 2020, raccogliendo 25 realtà produttive indipendenti del territorio veneto. E parto da un dato di AGIS, Agenzia Generale dello Spettacolo Italiana, che ci dice che finora il 30% di coloro che lavoravano nelle industrie cosiddette creative hanno già portato i libri in tribunale. Si ragiona sul fatto che probabilmente il 60% a dicembre chiuderà. D'altra parte, io ho guardato la nostra compagnia e mi rendo conto che quest'anno inaspettatamente chiuderemo in attivo. Allora mi sono domandato: ma com'è possibile? Noi non siamo dei fenomeni, siamo mediamente mona come tutti. Ho provato a ragionare sul perché e mi sono reso conto che c'è una cosa che ci ha permesso di sopravvivere e probabilmente l'anno prossimo addirittura di crescere, ed è aver investito sulla formazione. La formazione è lavoro, la formazione è creatività. Investire in formazione significa non subire ciò che avviene, ma in qualche modo immaginare delle strategie nuove per rimanere in qualche modo sul mercato. Noi abbiamo aderito da subito al progetto Approdi, abbiamo anche chiesto ad altre compagnie in qualche modo di affiancarci, l'abbiamo proposto con l'università di creare una rete, perché il futuro è creare le reti. Ma soprattutto il futuro è aderire a dei progetti che ci richiedono complessità e a quella complessità si fa fronte solo ed esclusivamente lavorando sulla formazione. Io so che oggi, credo connessi con noi, ci sono tantissimi ragazzi. Allora, io che faccio un lavoro creativo, fino a un anno fa facevo l'attore, lo scrittore, facevamo 100 repliche l'anno, vedevamo 30.000 spettatori, quest'anno a febbraio eravamo a 20 repliche, da febbraio in poi praticamente non abbiamo fatto niente. Per potersi reinventare. Per poter rimmaginare, per poter non rimanere soltanto lì ad aspettare il ristoro che va benissimo, perché la stampella, chiedetemi, aiuta e ti permette di arrivare a fine mese e poi pagare i lavoratori e tutto quello che volete. Ma per poter veramente ripartire serve fornirsi di strumenti nuovi. E gli strumenti nuovi, ragazzi, non c'è niente da fare, li fai con la formazione. Quando parlo di formazione, intendo certo la formazione universitaria, ma anche l'esperienza, quella che puoi fare all'estero, quella che puoi fare lavorando con le aziende. Senza formazione non abbiamo gli strumenti per essere veramente creativi. La creatività non è una roba che ti svegli al mattino e ti metti a fare qualcosa. La creatività nasce da un processo rigoroso. Essere creativi è uno stato in qualche modo mentale, è un metodo di lavoro. Ecco, io questo vorrei dirvi oggi. Due cose, perché ho 5 minuti e non voglio portare via spazio agli altri. Uno, formatevi, 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 formatevi. È pieno di opportunità. In questo devo dire che la Regione Veneto, in particolare l'assessorato all'istruzione, da anni sta svolgendo un lavoro importante. Io spero anzi che implementi questo lavoro, perché per salvare i lavoratori bisogna aiutarli a riformarli, a riformarsi, scusate, cioè dare loro l'opportunità di crescere, di imparare cose nuove. Senza questo, viviamo nell'illusione di poter rimanere sempre statici all'interno dello stesso sistema, come se il sistema che c'era prima fosse un sistema meraviglioso. Per quel che riguarda la cultura, prima stavamo su una zattera che galleggiava e pensavamo di navigare. Il sistema va completamente ridefinito. E mi fa piacere che in un progetto come Prodi l'attenzione sia stata rivolta soprattutto a coloro che operano sul territorio, che quotidianamente sono attivi, che non ricevono, diciamo, finanziamenti per coprire eventuali mancanze, ma devono riuscire a fare leva con i finanziamenti che sono, attualmente possibili. Ecco, ragazzi, ribadisco, formarsi, 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 trovare il proprio percorso, accedere ai bandi, accedere a tutte le occasioni per farlo. Occorre studiare, non c'è niente da fare. Grazie.
Bisogna formarsi, dobbiamo uscire dall'ottica dell'algoritmo. La creatività non è dell'algoritmo, è dell'essere umano. Noi saremo al centro della nuova ripartenza, ma dobbiamo essere rigorosi e fornirci di nuovi strumenti. Quindi, io ho finito i miei 5 minuti, avevo promesso che sarei stato dei tempi da bravo attore. La prima cosa, allora, formatevi, cercate le opportunità ci sono, ma occorre anche fornirsi di strumenti per far fronte alla complessità. E la complessità la puoi affrontare solamente se fai rete. E soprattutto se prima hai studiato. Grazie. Ringraziamo Filippo Tognazzo e ringraziamo l'assessore che è collegata, l'assessore Elena Donazzan, l'istruzione, formazione, pari opportunità. Buongiorno a tutti. Mi sentite? Volevo tantissimo Filippo perché è lui appunto che ci ha aperto le porte a questa opportunità e mi commuove tantissimo sentire quello che dice perché rispecchia esattamente la sensazione che chi fa parte del mondo dello spettacolo dal vivo come noi vive quotidianamente in questo periodo. Io sono diciamo, la parte organizzatrice e amministrativa della compagnia teatrale Farmacia Zoè, che è un'associazione culturale no profit di Mestre, Venezia, e opera sul territorio dal 2011 formalmente e ha investito tantissimo in questi anni. Nella formazione dei ragazzi, perché si pensa che appunto solo con la formazione, dei bambini e dei ragazzi, si possa creare una società di adulti consapevoli. Questo è il primissimo obiettivo di Farmacia Zoè. Io mi occupo, appunto di seguire tutti i processi che Farmacia Zoe mette in atto, quindi dalla compagnia teatrale che produce e quindi crea degli spettacoli teatrali che poi verranno. E fondamentalmente quello che posso raccontarvi di questo periodo è che abbiamo avvertito fortissima la spaccatura che c'è stata tra le realtà dello spettacolo dal vivo che sono riconosciute dalle istituzioni e invece le realtà dello spettacolo dal vivo e quindi tutti i professionisti dello spettacolo dal vivo che evidentemente ad oggi non erano ancora stati riconosciuti dalle istituzioni come dei professionisti. Quello che abbiamo avvertito come priorità assoluta è proprio questa, quella di essere riconosciuti come professionisti, perché anche chi lavora all'interno dello spettacolo dal vivo, quindi teatro, performance, poesia e chi più vuole più ne metta, ha diritto di essere visto come un lavoratore. A maggior ragione se si è formato per tanti anni. Come diceva Filippo prima, è importantissima la formazione. Io stessa lavoro da un po' di anni con Farmacia Zoè e non perdo occasione per formarmi ogni anno e con ogni mezzo possibile implementare quelle che sono le competenze del mio lavoro per poterle mettere al servizio poi della comunità diciamo che fruisce del teatro e della performance e delle varie sfaccettature dell'arte, insomma, dello spettacolo dal vivo. Un altro elemento che secondo me è emerso come fondamentale è questo della rete. Filippo prima parlava di RES, che è questo coordinamento di professionisti, e mai come in questo momento risulta essere una priorità. Solamente collaborando tutti quanti, sì, è possibile cambiare la situazione attuale e quantomeno prendere una consapevolezza diversa fino a rispetto a quella che c'è stata fino ad oggi, ecco. È indubbio che anche la rete con le istituzioni stesse diventi fondamentale. Non a caso in questo periodo si sta lavorando moltissimo sul dialogo con le istituzioni. Questo è proprio diciamo, credo, lo scopo primario di RES di cui è presidente Filippo.
Io penso di aver raccontato quello che è il punto di vista di Farmacia Zoe rispetto a questa situazione. Quello che noi ci stiamo augurando per il futuro è che si possa ritornare sicuramente a fare lo spettacolo dal vivo in presenza. Ad oggi, tuttavia, Farmacia Zoe, come tante altre realtà del mondo dello spettacolo dal vivo, si è adoperata per adottare degli strumenti, dei mezzi, al fine di poter portare comunque, diciamo, l'arte e la cultura dell'arte all'interno delle case dei ragazzi e degli adulti e di altri professionisti. Quindi abbiamo anche noi dovuto rivedere quelle che erano le nostre modalità. Siamo passati da una performance ideata con in presenza, ha invece delle performance pensate per l'online. Quindi abbiamo dovuto rivedere il concetto di spettacolo, di performance e pensare a delle nuove modalità fondamentalmente. Diciamo che se non altro il Covid ci ha dato degli stimoli per fare un upgrade e renderci conto che ci sono altri metodi per portare l'arte alle persone. Ecco, io con questo concludo, mi metto comunque a disposizione di tutti i ragazzi che ci stanno ascoltando oggi, qualora volessero approfondire alcuni argomenti o fare delle domande. Arianna, se poi vuoi mettere a disposizione i nostri contatti volentieri. Vi ringrazio moltissimo per averci dato l'opportunità di essere qua oggi. Grazie Martina. Passerei la parola all'assessore Elena Donazzan, che è collegata Buongiorno e... a tutti, sono collegata qui con voi, poi mi devo trasferire di piattaforma perché abbiamo l'inaugurazione di Job. E una volta in fiera ad ogni giornata di Job Orienta facevo circa 10 km tra uno stand e l'altro, tra un evento e l'altro. E oggi lo facciamo delle distanze, senza renderci conto. Ci stiamo però avvicinando a mondi che magari non avrebbero partecipato in quella sala, a quell'evento. E questo è diventato un po' anche un modo per noi creativo di fare pubblica amministrazione. Lo dico perché starò nei tempi di Tognazzo. Io ho sempre sognato di fare l'attore, l'attrice in questo caso, ma la mia fortuna mi ha portato altrove. Sarò didascalica perché Tognazzo mi ha dato un sacco di stimoli e però guardando indietro dico abbiamo fatto diverse cose, dottor Romano le ha ben elencate, non ripeterò. Dico che la nostra è una storia però che parte da lontano, cioè noi abbiamo iniziato con imprese creative, Arianna Silvestrini lo ricorda perfettamente, abbiamo coinvolto le università, abbiamo detto le imprese del Veneto, le imprese del manifatturiero hard, le imprese della produzione, quelle che parlano un linguaggio internazionale con un Veneto un po' inglesizzato. Che però hanno fatto innovazione di prodotto, di processo, che si sono messi in relazione. Che cosa possono avere? Notavamo in molti di loro una grande sensibilità rispetto alla creatività e volevamo avvicinare questi mondi, cioè quello della cultura strettamente inteso e quello del mondo della produzione. E ne è uscita una ibridazione straordinaria, una contaminazione straordinaria. Il secondo aspetto, passaggio che abbiamo fatto, perché questa ormai è datata, noi stiamo parlando di imprese creative da ormai 10 anni. Il secondo passaggio, ci siamo detti, ma quanto la cultura è percepita in termini di lavoro? Io faccio l'assessore al lavoro e all'istruzione, non sono l'assessore alla cultura, quindi io di questo devo occuparmi. E noi ci siamo detti, questo ha un valore economico, ha un valore sociale, ha un valore di crescita culturale che per noi è economia, perché mettiamo al centro la persona, qui non sentirete mai parlare di finanza, ancor meno creativa, pur avendo la creatività, la cifra di questo nostro incontro di oggi. E quindi ci siamo detti come riusciamo a dare sempre più professionalità o professionalizzazione a un mondo che il resto del mondo considera una cosa ludico-ricreativa, appunto. E quindi tutti i nostri bandi. Mi fa piacere che Tognazzo è l'unico che cito perché poi vi farò raccontare dal dottor Romano, dottoressa Silvestrin, che cosa sarà della vostra riunione di oggi. Però noi continuiamo a pensare che la cultura sia una buona occasione di lavoro,
solo per chi la vive in termini proprio di occupazione, perché bisogna dare dignità in questo senso e tutte le misure che abbiamo fatto anche in Covid servono a questo, ma perché come lavoro e come economia può servire a contaminare tutto il resto. Ecco, io vi lascio con questo stimolo, perché la prossima programmazione, quella che ha citato il dottor Romano, come ha ben detto, avrà dentro le proprie priorità anche questo spazio. Noi partiamo avvantaggiati perché abbiamo 10 anni di esperienza, abbiamo un tessuto straordinario tutto attorno a noi, perché io vorrei che fossero sempre di più le persone che dicono con una certa fierezza: che lavoro fai? Lavoro nella cultura. Buon lavoro a tutti. Marco, devi attivarti il microfono. Eccomi qua. Allora, noi siamo una casa di produzione cinematografica veneziana e facciamo parte di questo progetto che vede capofila SIAV con partner altre due case di produzione che sono Ginko Film e Avilab e il premio Campiello, che forse conoscerete per la parte premio Campiello Giovani, insieme alla Fondazione Nord-Est. Quindi mi volevo ricollegare a quello che ha detto l'assessore Donazzan per una questione in particolare che io credo sia molto molto centrata rispetto a quello che potrebbe interessare a voi, che da quello che capisco siete soprattutto studenti o giovani lavoratori o in cerca di occupazione nel settore culturale creativo. Il nostro impegno con questo progetto, il nostro tentativo con questo progetto è proprio di approfondire quel collegamento tra le imprese culturali creative, la creatività in genere, quindi ragazzi o persone che abbiano idee, siano esse di arti visive, siano esse di scrittura, siano esse di cinema, siano esse di teatro, e portarle sempre di più a un forte legame con il mondo, il tessuto imprenditoriale più vasto. Cioè il collegamento, si sta lavorando in Veneto da anni, ha ancora bisogno di uno sviluppo che è cambiato rispetto a 10 anni fa, perché il mondo è cambiato, perché in questo momento, in questo contesto storico, sicuramente ci sarà bisogno, come si diceva prima, di ristori, non solo delle attività che sono state fermate, diciamo, dai decreti. Faccio un esempio molto stupido. Noi, per esempio, come casa di produzione, non abbiamo diritto ai ristori, perché tecnicamente noi possiamo lavorare. Però vi faccio il nostro esempio nello specifico di Kublai Film. Noi abbiamo 2 film in uscita al cinema già programmati a novembre, e ovviamente non siamo usciti al cinema, abbiamo rinviato tutto, per cui c'è sicuramente un problema, una perdita economica nell'immediato, ma quello che ci preme è possiamo anche stringere i denti, possiamo anche soffrire in questo momento, ma dobbiamo lavorare per programmare il futuro, per liberare le risorse e le energie per quelli che saranno gli anni a venire, i decenni a venire. Per questo è molto importante sviluppare le connessioni tra mondo creativo, imprese creative, che in qualche modo li devono mettere insieme, questi devono far crescere i talenti, far crescere i ragazzi, e le imprese invece di tutt'altro, dalla meccanica al design alla nautica, che invece nel territorio sono molto forti, sono molto presenti, hanno bisogno di idee e di creatività, perché in questo mondo e in questo contesto ce n'è tanto, tanto bisogno. Ci sono grandi capacità di impresa in questa regione, ma a talvolta manca quella capacità di raccontarsi e di svilupparsi anche da questo punto di vista. Per cui vi ringrazio dell'invito. Anch'io mi metto a totale disposizione se c'è bisogno di chiarimenti, informazioni, delucidazioni, o tramite il nostro sito trovate tutti i contatti, altrimenti anch'io chiedo se serve di mettere a disposizione la mia mail. E grazie di nuovo. Bene, grazie. Allora, scusate, abbiamo avuto qualche problema tecnico. Adesso è previsto l'intervento di Marina Bastianello. Buongiorno, sono Marina Bastianello, ho una galleria d'arte a Mestre all'interno del district dell'M9 e anche sono la presidente di un gruppo di gallerie veneziane del contemporaneo, siamo tutte donne, che si chiama Venice Gallery View. Come abbiamo affrontato questo periodo? Allora, la Venice Gallery View
Parlo in generale così perché abbiamo tutti gli stessi problemi noi gallerie. È nata nel 2017, durante il primo lockdown abbiamo deciso di fare un'associazione di gallerie in modo di poter portare l'arte in giro per il territorio e far conoscere il nostro territorio. E per quanto riguarda difficoltà che ho avuto, diciamo che abbiamo creato questa associazione, come dicevate voi, soprattutto per creare rete, perché l'unione fa la forza. Durante il primo lockdown mi sono rivolta ai miei artisti, io ho una galleria di giovani emergenti. Mi sono rivolta ai miei artisti facendo dei video di quelle opere che loro stavano creando, eccetera, eccetera, cioè per mantenere viva loro la galleria e l'arte contemporanea. Poi quest'estate ho fatto un progetto perché all'esterno, cioè fuori dalle mura di una galleria, perché io penso che bisogna guardare ora le cose in maniera diversa. Sì, va bene per quanto riguarda gli strumenti come quelli che stiamo usando in questo momento, ma soprattutto dobbiamo portare le nostre attività fuori, cioè che il cittadino comunque partecipi e conosca. Io parlo ovviamente del mio lavoro. Quindi ho fatto un progetto qui a Mestre, a Forte Marghera, dove coinvolgevo tutta la cittadinanza del territorio. Ci sarà anche una seconda, questo progetto si chiama Inedita, ci sarà anche un'Inedita 2 il prossimo anno. Quindi, che dire, io mi rivolgo a quei giovani studenti che mi stanno ascoltando. Se hanno voglia di venire a conoscermi, di passare anche qualche ora qui in galleria o al di fuori della galleria con progetti che stiamo facendo, ne sarei ben felice perché, come vi dicevo, io ho una galleria di giovani artisti, quindi sono molto propensa a rivolgermi a loro. Le difficoltà sono molte perché voi sapete che la cultura sta pagando molto, noi gallerie stiamo pagando molto, i musei sono chiusi, va bene, ma tutte queste cose qua già le sappiamo. Quindi stiamo praticamente soprattutto cercando di creare rete, come dicevo, nel territorio con varie, anche non necessariamente con aziende o persone fisiche che siano non nel mondo dell'arte, ma anche in altri mestieri, eccetera, eccetera. Quindi a me sinceramente è piaciuto partecipare a questa, chiamiamola, videochiamata, perché ho conosciuto tre realtà, una che è il teatro, che vorrei poter collaborare, una è la farmacia Zoe, un'altra realtà, e l'altra di Caberlotto con il cinema. Sono tutte cose che si legano molto con quello che io sto facendo per il prossimo anno. Quindi io vi chiedo a tutti, soprattutto ai ragazzi, di contattarmi, che io sono qua a vostra completa disposizione, e anche ai miei colleghi che ora mi stanno ascoltando. Grazie. Bene, grazie a Marina Bastianello. Allora abbiamo altri due interventi, 6 minuti, quindi vi chiedo uno sforzo perché poi purtroppo il collegamento casca. Quindi il primo Giovanni D'Antomio e poi Cristina Fiore. Allora, Grazie. io sarò brevissimo, visto che ho il dono della sintesi. Sono Giovanni, ho 30 anni, 31 anni, vivo e lavoro a Venezia, dove da 5 anni ho aperto una società che si chiama WeExhibit, una società di servizi per l'arte, che lavora appunto con musei, fondazioni, mostre temporanee, che come principio ha quello di creare un bell'ambiente di lavoro, perché il lavoro è la nostra passione e farlo nella maniera giusta, senza stress, crediamo che sia la chiave per essere felici e avere una carriera professionale sana.
Ovviamente quest'anno è stato un anno difficile, soprattutto la mancanza di prospettive di non sapere co come sarebbe andata a finire, non lo sappiamo ancora adesso. Un po' abbiamo imparato cose nuove, adesso stiamo cercando un po' di reinventarci. Noi che lavoriamo tanto con il mondo fisico, il mondo materiale degli allestimenti, delle mostre, stiamo cercando un nuovo approccio, un approccio digitale, come può essere questo incontro che normalmente si fa in fiera. Anche noi stiamo cercando di immaginare un mondo futuro digitale dove poter fruire di contenuti culturali. In questo momento ovviamente non abbiamo ancora la risposta e non sappiamo neanche se sarà per sempre necessario questo tipo di fruizione. Però sicuramente è un qualcosa che ci stimola a vedere oltre e speriamo di portare a casa un'esperienza che ci tornerà utile anche quando torneremo a visitare le mostre come facevamo in passato. Penso che questo sia una grande esperienza per dimostrare questa capacità di resilienza che abbiamo noi come persone e che quando riusciamo ad applicarla anche a una società, riusciamo insomma a adattarci e a resistere. Vi ringrazio, anch'io sono ovviamente a disposizione, potete vedere i lavori che abbiamo fatto sul sito WeExhibit e lì trovate anche i contatti. Buona continuazione. Grazie, grazie anche a Giovanni e a Tommy, anche complimenti insomma per il lavoro che state facendo. Allora, l'ultimo intervento, abbiamo 6 minuti, diciamo, siamo nei tempi. Cristina Fiore, grazie. Buongiorno, buongiorno a tutti. Io sono Cristina Fiore, ma parlo come portavoce di un duo che è Penso Più Fiore. Andrea in questo momento è in laboratorio, quindi non ha potuto partecipare alla connessione, però appunto noi lavoriamo nell'arte contemporanea appunto come duo ormai da più di 10 anni. Siamo artisti di Marina Bastianello, quindi quello che ha detto lei, soprattutto rispetto all'inizio, come abbiamo vissuto il lockdown, ci riguarda da vicino, perché siamo appunto tra quei giovani artisti che lei ha pungolato moltissimo e devo dire che nel periodo di buio che si è creato con il lockdown, in cui tutto era fermo, non si sapeva bene dove andare, le relazioni sono risultate veramente importanti. Relazioni mediate dal web, ma che comunque si riverberano quelle che sono le relazioni personali reali. Noi ci occupiamo prevalentemente di vetro contemporaneo. Abbiamo una formazione varia, soprattutto come duo, quindi abbiamo messo insieme nel momento in cui ci siamo incontrati e ci siamo posti il problema da subito della relazione, perché ovviamente è parte integrante, insita del duo, il confronto costante con l'altro, che è una cosa fondamentale sempre in periodi di lockdown, in periodi di pandemia, in periodi normali, diciamo. E condensiamo una serie di linguaggi, dalla performance all'installazione, alla fotografia, alla lavorazione appunto del vetro. In particolare Andrea è proprio appunto maestro del vetro, quindi lui lavora con la tecnica del lume. E quello che ci siamo poi, la domanda che ci siamo posti durante questo periodo di pandemia è stata sì, usare da un lato i mezzi tecnici come queste piattaforme per il confronto che ci hanno aiutato soprattutto in una prima fase a mantenere vivo proprio appunto il confronto con gli altri, quindi il poter parlare con altri artisti, il poter parlare con curatori, galleristi, tutti coloro che fanno parte della filiera dell'arte contemporanea. Dall'altro lato però sarà che appunto ci occupiamo anche di performance, abbiamo bisogno della realtà dell'incontro, una cosa che per noi è stata fondamentale e che è fondamentale anche adesso, a nostro avviso, per l'uscita da questa crisi che stiamo vivendo, è rendere comunque possibili delle occasioni di incontro. Marina con tutto il gruppo della Venice Gallery View hanno comunque appena possibile cercato di riattivare dei momenti di mostre dal vivo, rispettando i parametri appunto dovuti dalla pandemia. E questo è stato fondamentale.
è importante capire come ci si può incontrare, a nostro avviso. Quello che abbiamo fatto noi è stato, per esempio, accogliere all'interno del nostro studio dei piccolissimi gruppi di persone, quindi 2 o 3 persone, che quindi potessero rispettare appunto i parametri Covid, e fare dei mini workshop per avvicinare alla tecnica del vetro, ma al contempo veicolare tutto il nostro messaggio di vetro contemporaneo, quindi qual è il concetto che sta dietro a determinati lavori, a prescindere dalla tecnica. Abbiamo ripreso anche la tecnica perché abbiamo detto ok, dobbiamo in qualche modo, anzi stiamo andando incontro ad un periodo complesso dal punto di vista economico, quello attuale sicuramente, ma anche quello futuro, perché appunto adesso ci stiamo basando sui ristori, ci stiamo basando sugli aiuti che possono arrivare, però ci stiamo affacciando ad una situazione economica sicuramente non rosea per i prossimi anni. E quindi che cosa può essere sostenuto? L'uso delle tecnologie sicuramente, ma anche mettere a valore quelle che sono le proprie risorse. E di conseguenza un mostrare attraverso questi micro incontri quello che si sa fare, rilanciarsi anche da un punto di vista tecnico e cogliere tutte le occasioni, seppure frammentarie e frantumate, che si presentano di esposizione, di visibilità, perché l'artista ovviamente ha costantemente bisogno di visibilità rispetto a quello che fa. Sono saltate ovviamente moltissime mostre, fiere, tutto quello che sappiamo, e di conseguenza quali possono essere gli altri canali per rimanere comunque vivi. Fare rete sicuramente, però appunto concentrarsi probabilmente non soltanto su questo passaggio. A un certo punto questo Covid finirà, speriamo il prima possibile, e a quel punto in questo periodo tutto sommato complessivo anche per riuscire a diventare un grande rilancio nel momento in cui tutto si ricomincerà a muovere, di disponibilità all'incontro e avere sempre la capacità creativa di trovare delle nuove strade anche di fronte al mondo che si blocca. Ecco. Proprio un minuto, intanto ringrazio tutti i relatori, mi sembra che sia stata detta una serie di cose molto interessanti. Devo dire che mi ha fatto particolarmente piacere sentire, insomma, sottolineare l'importanza della formazione, insomma, in questi anni, al di là di questi interventi, insomma, a seguito del Covid abbiamo fatto diverse iniziative mai fatte prima, anche nell'ambito culturale, con risorse di fondi comunitari. E tra l'altro, prima non l'ho detto, ma voglio ricordare, insomma, anche, insomma, notevoli risorse messe a disposizione tramite il FESE proprio per le industrie culturali e creative. E credo che, insomma, un po' la sintesi di quello che avete detto, da un certo punto di vista bisogna portare l'attività fuori. È chiaro che chi fa ad esempio teatro eccetera, adesso ci sono delle modalità completamente innovative, fare formazione, tutto detto, è fondamentale, e ricordo che insomma fare formazione vuol dire sempre fare innovazione, e bisogna comunque avere una propensione al futuro. Credo che questo momento sia fondamentale. Insomma, ricordo una frase che mi è sempre piaciuta di Galileo Galilei, che diceva: dietro ogni problema c'è un'opportunità, c'è una nuova opportunità. E questo credo che in un momento come questo sia quello che ci deve dare forza. Purtroppo in situazioni in cui, anche tante situazioni difficili, tanti, tanti posti di lavoro che sono a rischio, che vengono persi, però appunto anche tante opportunità che si aprono e che ci danno modo di guardare con un po' di ottimismo anche al futuro. Quindi ringrazio tutti, quindi direi che possiamo chiudere, insomma siamo esattamente in chiusura anche come tempistica. Grazie a tutti, e ricordo, insomma, chi ci segue, moltissimi eventi che abbiamo organizzato in questi giorni, che vi invito, insomma, a seguire, con un programma veramente ricco di opportunità e di occasioni, insomma, anche di confronto e riflessione. Grazie a tutti, buona giornata. Grazie.